Ciao a tutte ragazze, bentornate sul mio canale, sono Cris75 e iniziamo questo nuovo vlog. Buon lunedì, sono le 8:30 e sto andando a pagare le bollette, oggi sono a casa. Oh mamma mia ragazze, sono a casa e allora ne approfitto e vado a farmi queste commissioni, perché poi dopo tutta la settimana lavoro, non riesco. Devo andare anche a prendere gli esiti della nonnina domani, per vedere sta creatinina lì, quella roba lì. Oh madonna, sta mascherina che fastidio, capito ragazzi? Oh, non ne trovo una che è di mio genio. Vabbè, qua non c'è nessuno, me la tengo così un attimo, forse vedo una persona, tiro su. E niente ragazze, vi stavo a dire che avevo un sacco di bene e qua siamo quasi in centro ad Omo. Stamattina fa molto freddo, ieri ha piovuto tutto il giorno e si sono di nuovo abbassate le temperature parecchio, proprio pizzica, ed hanno abbassamento di temperatura nei prossimi giorni di nuovo. Oggi sono andata, voglio farmi un po' di lavori, voglio lavar bene i pavimenti, spolverare, che così per tutta la settimana sono a posto. E speriamo che in posta non ci sia una strafila come al solito da star lì dentro 2 ore, però almeno sistemo che devo pagare la luce, il metano, vabbè, quasi 700 euro di bollette, la rata dell'asciugatrice, la rata del materasso, dunque ne ho abbastanza oggi, gli lascio lì un sacco di soldini a quei signori. E poi sabato vado a vedere la bici, non vedo l'ora. Ragazze belle, vi mando un bacione. Ah, guardate, hanno messo a posto anche l'ora del campanile. Non funzionava, adesso va. Ciao ragazze. Ragazze belle, buon lunedì pomeriggio, 1:20. Io ho finito di mangiare da poco, sono arrivata giù dalla nonnina, sono stata su un po' a fargli compagnia. Ho già iniziato a farmi un po' di lavori, ma voglio farvi vedere che stamattina ho fatto il danno. Sono passata davanti al Ciao Ciao intimo e ho visto un reggiseno stupendo, ragazze, che era da tantissimo che lo vedevo e non l'avevo mai visto in un negozio. E l'avevo visto sulle riviste, sul telefono. Se ve lo faccio vedere perché è troppo bello, guardate un po' che spettacolo, aspettate che lo apro, sentite l'asciugatrice che c'è dentro, le cose che asciugano, guardate, aspettate che giro il telefono, eccolo qua, guardate che bello ragazze, sono quelli, ma ha una vestibilità stupenda, è della Lovable questo, ne ho presi due veramente, ho preso questo che è così, vedete, perché proprio ero rimasta senza reggiseni un po' carini, ha pochissima imbottitura, perché ho detto non troppa imbottitura, perché io non la voglio tanta imbottitura, e l'altro aspettate, che li ho già lavati e già messi via. E guardate anche questo invece è della Playtex, ecco, questo è così, ma sono tutte e due molto molto belli, perché ero rimasta senza reggiseni, ragazzi. Giro il telefono e torno da voi, li ho pagati un po' carucci, però ne vale la pena. Vi stavo dicendo, li ho pagati un po' cari, perché uno costava 38 e l'altro 35, però fa niente ragazzi, era da tanto, cioè andavo avanti sempre con i soliti, non ne potevano più, sapete quando uno sta usando le cose che sono praticamente all'osso, ecco, erano all'osso i miei, sto rimettendo a posto che ho lavato i pavimenti e niente, sono stata su un po' con la nonnina, avevo detto, insomma, oggi era un po' giù di corda, diceva ma chissà se vedo Matteo crescere, vai bene, insomma, adesso si fa tutti sti pensieri, giustamente, c'è da capirla, però sono riuscita a fargli un po' di compagnia, era tutta contenta. Ah, quando vedo te è come se vedessi la luna, sì, la luna, ah, è Marte. Aspettate ancora un po', che ho messo dentro, non li faccio mai asciugare i tappeti, però stavolta ho voluto provare,
Vediamo un po' il filtro. Aspettate che svuoto il filtro perché sennò mi appoggio 2 secondi. Non, vi dicevo, non li asciugo mai, preferisco farli asciugare normalmente, però ho detto, vai dai, li asciugo così li riuso subito e li rimetto giù. Adesso vi faccio fare un gran giro, ecco. Poi quando riuscirò farò anche la pulitrice, la pulizia dell'asciugatrice, eh? Ecco. Adesso qua è tutto fatto, adesso chiudo la stanza anche di Mati perché sennò fa un freddo, mamma ragazze, oggi è pazzescamente freddo. Ieri ha piovuto tutto il giorno, dunque oggi, mamma mia ragazze, non potete immaginare che freddo. Aspettate che mi appoggio, che metto giù la sedia del Mati che è proprio... Questa, che tra l'altro è ora di cambiare perché è tutta scassata. Ah, sti ragazzi scassano tutto, ragazze. E niente, adesso mi manca ancora il corridoio e la cucina, ho fatto tutto anche per oggi. Poi vorrei andare solo un salto al Carrefour a prendere giusto 2 cose che quando sono andata ieri a fare la spesa mancavano. E allora ho detto, beh, torno poi domani. Poi non sono andata all'acqua e sapone sto fine settimana perché vi ho detto che erano venuti quelli lì per i lavori e dunque non sono riuscita ad andare. E allora devo comprarmi giusto proprio un detersivo e un ammorbidente per non rimanere proprio senza. Poi se riesco andrò sabato o domenica, vediamo un po'. E basta ragazze, volevo solo dirvi questo, volevo farvi vedere i disegni. Sapete, io anche faccio grandi acquisti, però quando compro qualcosa, se mi ricordo, ve lo faccio sempre vedere. Ragazze belle, buon giovedì sera, sto tornando dalla farmacia. Mamma mia che giornata anche questa, non mi sono fermata un secondo. Oggi proprio sono andata a fare il Carrefour, il riposo della ragazza. Poi dopo sono andata dalla quelli della pasticceria. Poi sono andata a parlare con la professoressa perché Lazzaronino c'ha la lazzaronite. Vabbè, adesso siamo d'accordo che praticamente per fargli vedere che lo stiamo tenendo sott'occhio, ogni 3 settimane vado a parlare con loro, glielo scrivo sul diario così lui vede che vado e si impegna un po' di più, perché mi ha detto è un peccato perché è un bambino veramente molto molto intelligente, ma si addormenta sugli allori, no, si addormenta sul fico. Oh, come capisco la mia mamma adesso quando mi diceva che non si riusciva a tirarne fuori niente da me. Vabbè. E poi che non socializza tanto con gli altri. Lui mi dice che non gli piacciono. Cosa ci devo fare? Vabbè ragazze. E niente, adesso sto tornando a casa. Poi dopo, giù pomeriggio, sono andata al dentista. Adesso ho finito. Fino a quando non mi farà male qualche altro dente. E niente, quello, e poi sono andata in farmacia stasera e basta, la nonnina lì stabile mi fa un po' tribulare perché dice che le gocce non gli servono e non le vuol prendere perché dice no, adesso sto bene perché sono andata in bagno, il mio problema è quando non vado in bagno. E boh ragazze, dunque c'ho il mio bel da fare domani. E vado al Carrefour dalle gemelle e poi domani pomeriggio dal signore, quello che vi ho detto che poi viene sabato con me a vedere la bici, e sabato mattina vado a farmi i capelli, non vedo l'ora, e che cioè vado a fare sto trattamento lì con sta cheratina. Una di voi mi ha scritto, ma non è un esame, ma è proprio un cioè una cosa che fa bene proprio i capelli, ho capito, poi non lo so, vedremo, ve lo dirò sabato, tanto mi vedrete. E basta, vi mando un bacio grandissimo e ciao ragazze, vado a mangiare le lasagne. Buongiorno ragazze, buon sabato, sono le 9 e io sto andando a farmi i capelli, a fare questo lavoro con la cheratina, vediamo come viene, poi ve lo dirò, vedrete. Qui fa un freddo allucinante stamattina, ma l'avevano detto che si sarebbero abbassate le temperature. Davano neve, ma per adesso non se ne vede, è solo tanto freddo. Beh, adesso vi faccio vedere com'è intorno, cioè sta nevicchiando, quando sapete quando c'è il vento e viene giù qualche
ed è così. E fa qualche pallino, cioè portata col vento. Noi qui la chiamiamo Baiorda. E boom. Tra l'altro devo passare dalla ragazza delle unghie, perché un'unghia c'è dentro una riga, perché ho preso dei colpi, ma è perché sto sempre ferma. E dunque devo andare per forza a fare una sistemata, a vedere cosa dice, se magari mi tira via lo smalto e controlla sotto l'unghia se è rotta l'unghia, perché ho proprio preso un colpo ieri con un bidone al Carrefour, ma forte. Dunque mi verrà anche l'unghia nera. E basta, ragazze, poi oggi pomeriggio vado a vedere per la bici se riesco, intanto che sono lì ve le faccio vedere, vediamo un po' se non c'è troppa gente, se non ho vergogna, quelle cose lì. E tutto qua, vi mando un bacetto, vi auguro un bel sabato e tutti in allegria, tutti in allegria. Ah, una di voi mi ha scritto che la frase che ho detto, che l'uomo si adatta a tutto, la mente dell'uomo si adatta a tutto, ma lo penso veramente, ragazze, perché fate caso anche alle situazioni più, ma anche solo quella che stiamo vivendo adesso, cioè nessuno avrebbe mai pensato che sarebbe arrivata una situazione così, eppure la mente dell'uomo riesce ad adattarsi anche a determinate situazioni, che è il senso della vita, no? Boh, la penso così. È tutto qua, ragazze belle, vi saluto e ci si sente più tardi. C'ho anche il telefono tutto sporco, infatti vedete un po' opaco. Cristina, adesso l'ho pulito così vedete un po' meglio. Ragazzi, avevo la telecamera sopra che era un pochettino, si vede, appannata, da tenerlo appoggiato quando parli al telefono. Poi ho via la custodia perché il mio telefono non ha neanche un graffietto. Adesso ha fatto 2 anni, sì, 2 anni a Natale, e non ha un graffietto, e dunque vorrei che durasse ancora tanto tempo, anche se non può durarmi tanto tempo con la storia di come lo uso, registra, carica e tutto. I telefoni dopo un po' iniziano ad andare in tilt, se no non li venderebbero, come tutte le cose al giorno d'oggi le fanno, calcolando che poi si distruggano per poterne comprare altre, se no uno non comprerebbe un altro frigorifero, un'altra lavatrice. Siamo nell'era del consumismo. Un bacione, ragazze. Poi vi faccio vedere i capelli, mi faccio fare la foto di come sono adesso, vabbè, orribili, perché sono anche legati e tutto, dunque immaginate come possono essere quando mi farà la foto. E poi quando, dopo che me l'ha fatta, poi fra 15 giorni vado a fare il colore, perché mi ha detto che devono passare almeno 15 giorni, perché non si può fare tutto insieme. Un bacione. Ragazzi belli, siamo qua, sto aspettando, devo stare in posa mezz'ora, dirti ferma e stabile, non si muove, non fa niente Cristina. Un bacione, ragazzi, non ve li posso far vedere, è vietato. Belle, 2 rimbambiti lì, io aprirò un ricovero, qualcosa del genere, vedete? Cosa bisogna fare per pulire le orecchie alla gente? 2 mammut, un... Ragazze, buona domenica, vi dico solo una parola, meno 5, meno 5. Ci mi staccerà anche Zampetto. Vabbè, a parte questo, ieri sono andata per la bici, non penso di avervi più registrato, ho dei vuoti di memoria, l'Alzheimer galoppa, e mi sembra di non avervi detto niente. Comunque l'ho trovata, 1650, quella che piace a me,
E adesso logicamente il mio cervellino pensa. Adesso io l'ho fatta mettere da parte. Allora adesso ho pensato, vado lunedì o martedì e gli chiedo se gliela lascio lì fin quando non riesco a pagargliela tutta, a portargli tutti i soldini, perché non è che posso portargli tutti i soldi e rimanere io senza, perché così va bene. Però è bella, con questo, quella batteria che ha, mi ha garantito che vado a Varso tranquillamente, torno indietro, per me è quello che mi interessa, che sia una buona batteria, che se voglio andare dalla mamma riesco, che è un altro dei motivi perché voglio la bici, oltre al lavoro, perché così posso andare a Varso dalla mamma quando magari ho un pomeriggio libero, prendo e vado su, magari il Matti a scuola, adesso vediamo. E poi mi è comoda perché parte per il lavoro, ma come adesso con la nonnina, mettiamo che sono a lavorare, non sta tanto bene, in 10 minuti sono a casa da qualsiasi posto, perché la strada bene o male è sempre quella, che a piedi ci metto mezz'ora, 40 minuti, e invece in bici ce ne metterei 10. Dunque vediamo se accetta che magari gliela lascio lì, gli porto, ma tanto adesso ancora questi giorni non la userei perché fa troppo freddo, perché un conto è camminare che ti scaldi, in bici avrei tutta quell'aria fredda addosso, io non ce la faccio. E boom, altre cose che dovevo dirvi, c'era un'altra roba che dovevo dirvi. Oggi è San Valentino, buon San Valentino a chi è innamorato, ma anche a chi non lo è. Perché l'amore non è che è solo quello che si dà tra un uomo e una donna, l'amore è proprio in generale. E viva l'amore, ragazze! Lo dico sempre io. E niente, ragazze belle, fa molto freddino. Faccio conto di arrivare su presto in farmacia, adesso sono 7:30. Così torno a casa anche presto e faccio i biscottini che glieli porto là al Carrefour, li porto sia al tabacchino che all'ufficio, e poi ne faccio un po' per noi, per me, la nonnina, il Mati, così. E Bradipo si arrangia, non glieli faccio. Bradipo non glieli faccio mangiare, perché Bradipo non deve mangiare. Dovete sapere che Gianfranco adesso lo soprannominato Bradipo, perché lui ha la lentezza del Bradipo nel fare le cose. E che cavolo. E dunque lo chiamo Bradipo. E ieri sera vi ho fatto vedere mentre gli facevo i coni a tutte e due, Bradipo e Larattino. Larattino, una ragazza di voi mi ha chiesto: ma cosa vuol dire Larattino? Praticamente loro di cognome fanno la ratta. Allora, quando voglio magari riprenderlo in un modo un po' più gentile, lo chiamo Larattino. Quando comincio Mati e non mi risponde, Matteo e non mi risponde, provo Larattino, sei vivo? Ecco. E niente, tutto qua, ragazzi belle. I capelli, poi quando sono su in farmacia che sono dentro ve li faccio vedere, perché adesso sono così. Praticamente è stata proprio una lunga esperienza, perché dura più di 3 ore quel trattamento, è stata una roba eterna. C'erano dei momenti che gli ho detto: guarda che a me mi sto per addormentare qua, e rideva, perché c'è una ragazza che si chiama Cristina e rideva. Però sono venuti proprio belli belli, tanto poi lunedì vi metto la foto del prima e del dopo, e poi su in farmacia ve li faccio vedere quando sono dentro al calduccio, vi faccio vedere come sono. Per 3 giorni non posso lavarli, e è meglio che non li lego, posso alzarli col pinzettone ma non legarli, fino adesso non li ho ancora legati, penso poi ubbidiente, E ho anche speso meno di quello che credevo, perché io mi ero fatta un conto di una cifra e ho pagato molto meno. Calcolate che la cheratina, perché sbaglio io la chiamo creatina, invece è cheratina, e qua da noi viene 3 euro al grammo. Dunque calcolate su sta
criniera da cavallo. Piammi, non posso più dire che c'ho capelli da strega. Perché giustamente il capello lungo, poi facendo le tinte tutto, tende a venire leggermente stopposo. O si tendeva a aprire, vedrete poi nella foto, perché il capello sembrava che si apriva. Invece con questo trattamento, a parte che il colore sembra ancora più bello di quello che è, perché io non l'ho fatto il colore, però dalla foto il capello proprio ha acquistato bellezza, vedrete. E basta, ragazzi, la bici vedremo. Mi piacerebbe riuscire, che mi dice sì, dai, te la tengo qui, e quando riesci ogni volta mi porti un po' e poi dopo te la prendi su quando hai finito di pagarla, perché 1650 sono tanti, però è veramente bella, è dell'Atala, è dunque una sicurezza. E poi la compro qui, che se ha qualcosa posso sempre andare, ha la garanzia di un anno, ha le LVC, cioè insomma è bella, anche la batteria è molto buona, è garantita per, lui mi ha detto, caricandola tutti i giorni per 4 anni, dunque ha voglia. Vi dirò, vi terrò informata anche sulla bicicletta. La nonnina, insomma, ieri è stata malissimo, perché, aspettate che tengo un po' ho spostato un po' la mano. Allora, praticamente per 2 giorni ha fatto la testona, che non voleva prendere le gocce perché diceva che non gli servivano più, perché stava bene. È passato l'effetto giustamente del medicinale, no? E ieri aveva dei dolori atroci, anche se l'altra sera aveva iniziato a prenderle, però è normale perché era tutta coperta. Soltanto che a quell'età è un po' dura fargli capire che devono prenderle sempre. Cosa prendi tutte ste medicine? E boh, poi adesso per 3 giorni dobbiamo segnare il mangiare, ieri, oggi e domani, perché martedì abbiamo la visita dal dietologo alle 9. Dunque devo anche avvisare il tabacchino che non posso andare. Ieri sono passata ma non c'era lui. È un tabacchino, forse sbaglio a dire, no? Vabbè, si chiama Massimo, che faccio prima. Perché mi sembra che una signora che c'ha una tabaccheria, ma è tu che non è giusto dire così. Vabbè, è la forza dell'abitudine di dire le parole. Come non si dice a me mi, io lo dico sempre. E so che non è giusto, però quando diventa una parola che dici sempre, tante volte non ti rendi neanche più conto di dirla. Si capita solo a me. Sono solo io che sono così, perché non so di essere un po' rimbambita, sono consapevole di questa cosa, cioè la rimbambitaggine ce l'ho dalla nascita, perché giustamente quando eravamo in fila per prendere tutto, io ero nella fila della pazienza e ho saltato un po' tutte le altre, ero nella fila della pazienza, della simpatia, dell'amore, lì sono stata ore e ore ferma con la fila. Però ho saltato un po' quella e dunque sono un po' rimbambitaggine acuta. Io qua vado perché tanto non c'è nessuno, non ho incontrato ancora una persona, ma fischia, chi vuoi incontrare alle 7:30 di domenica? Un'ambulanza, non è che c'è tanto da incontrare alle 7:30, ma proprio non un'anima, ragazze. Un freddo becco ragazzi, quello dell'edicola, come farà a stare lì con questo freddo? Ma avrà il riscaldamento dentro, eh? No, perché sennò a quest'ora è congelato. E boh, ragazze, comunque una giornata super stupenda. Vi faccio vedere una cosa che mi piace troppo, che rimango sempre incantata. Vedete? Quando il sole, no, non lo vedete ancora, devo andare più in su, quando il sole inizia a vedersi in cima alle montagne piene di neve, è una cosa che ti rimane senza parole. Chissà da qua se riuscite a vedere, no, ma porco cane, devo andare ancora più avanti,
farvelo vedere. Eh no, ma qua vanno 20 minuti. Forse sì adesso. No, non lo si vede. Comunque rimane la montagna là col sole. E buon ragazzi. Vediamo un po', riprovo. La testardaggine. Ah sì, vedete quel pezzo lì sopra, è più giallo, ma non rende come dal vivo, eh. Dal vivo è troppo bello. Mi piace troppo. E buon ragazzi, basta parlare. Ciao ragazzi. Sei belle, sono qua in farmacia, volevo farvi vedere i capelli. Vedete come sono ancora belli? E sono da ieri, eh. Vabbè, adesso logico, io cerco di tenerli dietro le orecchie, però guardate come sono belli. Sono contenta. Dai che mi metto a pulire. Ragazze belle, ho finito in farmacia, adesso sto tornando a casa. Mamma mia, sapete che fa ancora tantissimo freddo, nonostante siano le 11, eh? Però vabbè. E adesso vado a casa e faccio i biscottini, se riesco vi faccio il video così li vedete come sono, ma sono semplicissimi, però uno magari dice ma sì dai li provo a fare, per fare un dolcetto veloce. Le mando un bacetto. Belle, mi sono dimenticata di farvi vedere mentre li facevo, mannaggia. Comunque ve li faccio vedere così, aspettate che giro il telefono. E qua ragazzi, praticamente prendo la pasta sfoglia, la stendo, poi ho ordinato su Amazon questi due cuoricini, il cuoricino normale e quello con i buchini, lo passo e così rimane la forma e poi li assemblo, metto quello normale e sopra gli metto quello con i buchini. Ah, questo potrei anche bucarlo, così ne viene uno, esatto, adesso poi lo fa così praticamente, ve lo faccio vedere, aspettate, aspettate, sì. Non è facile col telefono. Vediamo che venga. È più comodo quando c'è la pasta stesa a farlo. Aspettate. Eccolo. Mannaggia che macello. Mi sono dimenticata. Mi è venuto in mente dopo che non ve l'avevo fatto. Che testa, quanti pensieri in questa testolina. Ecco, poi dopo vado, qua ho messo la Nutella e qua ho messo la marmellata, poi tanto si alza, quando si alza vi faccio vedere, ne ho già dentro nel forno, poi ve li faccio vedere, a dopo. Ah, poi li spennello con un po' di latte e via. Ragazze belle, buonasera, buona domenica sera, sono le 8:10 e adesso mi metto sul divano a guardare la tele. Domani non lavoro e dunque non c'è la sveglia perché Mati non va a scuola. E dunque una bella giornata perché me la prendo comoda domani. E tutto qua. Sono andata da nonnina, ho segnato il mangiare anche di oggi. E anche domani dobbiamo segnarlo e poi martedì c'è la visita e vediamo. Oggi ho avuto un po' di male. Gli ho detto che, se, che forse è meglio che ne prende 6 alla mattina di gocce, perché adesso ne sta prendendo 5, però verso mezzogiorno gli viene male. Allora gli ho detto forse è meglio che ne prendi 6, così ti protegge un pochettino di più, perché tanto può arrivare fino a 16. E basta. Vi saluto, vi do un bacione grandissimo, adesso chiudo il vlog e vi auguro una bellissima settimana e vi voglio un sacco di bene ragazze. Un bacione, saluto tutte, anche le nuove arrivate che mi hanno scritto, i vostri messaggi mi riscaldano il cuore, in questo momento ne ho bisogno, perché mi aiutano a rimanere sempre positiva. Vi mando un bacio grandissimo, ciao ragazze!